Ok, andiamo ad uccidere il tizio? Andiamo a uccidere il tizio. Rafik. Si è sparsa voce delle tue gesta, Altair. Pare che il tuo desiderio di redimerti... Praticamente sì, l'abbiamo già detto l'altra volta, il fratello di Al-Mualim. Suppongo sia il lavoro che ci fa incontrare di nuovo. Sì, Guglielmo del Monferrato è la mia preda. Ho fatto quanto richiesto e allargato la mia conoscenza. So ciò che devo fare per raggiungerlo. Parla, e giudicherò. L'armata di Guglielmo è grande, molti lo chiamano signore, ma non è privo di nemici. Lui e Re Riccardo non si vedono di buon occhio. Vero, non si sono mai intesi. Questo gioca a mio favore. La visita di Riccardo l'ha inquietato. Dopo che il re se ne sarà andato, Guglielmo si rintanerà nella sua fortezza a Covare. Sarà distratto. Colpirò allora. Ne sei certo? Sono più che certo. Ops. E se le cose cambiassero, improvviserò. Allora ti concedo di andare. Togli la vita a Monferrato perché questa città possa dirsi libera. Beh. Torno a cose fatte. Avvocato, libera. Avanzamento rapido, un ricordo più recente. In realtà ne mancherebbe ancora uno da uccidere. A quanto pare, quindi. Non sarà proprio libera, però. È sicuramente qualcosa. 307 metri, ragazzi, è praticamente il viaggio della speranza. Fatete meglio a smetterla di comportarsi con... Allora, io da quel che ricordo, quando abbiamo fatto la scorsa missione, le indagini, c'era dentro al alla fortezza un gruppo di eruditi. Se c'è un gruppo di eruditi, significa che principalmente tu ti potresti... Spariscimi, Folco, prima che ci pensi io. Intrufolare in posti che altrimenti sarebbero altamente vietati. Questo è il punto. Che cazzo è su... Se si fa male non andrò certo a soccorrerlo. Ok. No, non mi... Vediamo se magari via terra riusciamo ad andare dritti al punto, più che altro perché il parkour nel primo è veramente lento. Cioè, io ho giocato all'1 e poi ho giocato al 2 giusto per scazzare. E tipo pare accelerato a bestia il gioco. Da quanto è veloce il parkour. Mandando orde di guerrieri pagani alle nostre porte. Ma Dio è anche... Comunque, ci siamo. Non era necessario, però vabbè. Anyways, eccoci. Che è l'inizio di un film? 3.000 anime, Guglielmo. Mi era stato detto che li avremmo tenuti in prigionia e consegnati in cambio dei nostri uomini. I saraceni non avrebbero mai onorato l'accordo. Lo sapete anche voi, vi ho reso un favore. Oh sì, davvero un bel favore. Ora i nostri nemici saranno ancora più determinati. Combatteranno con maggior vigore. Conosco bene i nostri nemici. Non ne saranno incoraggiati, ne saranno atterriti. Ditemi, com'è che conoscete così bene gli intenti del nemico? Voi che preferite le trame politiche al campo di battaglia. Ho fatto il mio dovere, ciò che era giusto. Avete giurato di sostenere l'opera di Dio, Guglielmo. Ma non è ciò che vedo qui. No, vedo un uomo che la mortifica. Le vostre parole sono aspre, mio sire. Speravo ormai di essermi guadagnato la vostra fiducia. Siete il reggente di Acre, Guglielmo. Governate in mia vece. Quant'altra fiducia volete? Vorreste forse la mia corona? Proprio non capite, ma non è una novità. Non intendo sprecare la giornata a blaterare con voi. Ho una guerra da combattere. Ne riparleremo un'altra volta. Non vi trattengo... Va bene, zio. Vostra grazia. Non ci sarà posto per quelli come lui nel nuovo mondo. Ok, allora, Guglielmo del Monferrato è palesemente Ronaldo Prime della Coppa del Mondo del 2002, ragazzi, è uguale. Ora ho lasciato scorrere il discorso, però, cioè ragazzi, con quel taglio di capelli è palesemente Ronaldo 2002.
E considerato che tutti gli altri hanno tagli di capelli normale o meglio l'elmetto, dovrebbe essere abbastanza easy riuscire ad ucciderlo. Allora là vedo il famoso gruppo di eruditi di cui parlavo prima, che potrebbero esserci veramente veramente utili per poter colpire Guglielmo dal dietro. Solo che io qua non vado da nessuna parte. Potrei correre, sì, però non mettiamoci in casini che non ci meritano. Fatto 47 metri, anche se li facciamo camminando non muore nessuno. Eruditis, dove siete? Eccoli qua. Ma com'è possibile? Io stavo cercando gli eruditi, cazzo. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ok. Potevi anche ucciderli, cioè ne ha atterrati due. Svegliati, Altair. Non contrattacca. Bravo. Così. Bravissimo. Ok. Adesso ho bisogno degli eruditi. Eccoli qui. Amori, no, non scappate. Cioè, mi hanno trollato con niente. Lasciatemi stare. Aiuto! Poveretta. Aiutatemi! Uffa. Eccoli. Riunitevi, per favore. Bravi. Godo. Si sono riuniti gli eruditi. Ci ho fatto anche la rima. Adesso andiamo a passeggio con loro. Senza impegno, eh. Belli tranquilli. Ditemi che tornate su da Guglielmo. Ma che? Chi sono? Che vergogna. Cosa abbiamo fatto? Cosa è successo? C'è un assassino qui per fare. Chi sono stato? Su per le scale, su per le scale. Bravi, bravi. Dov'è Guglielmo? Praticamente dritto per dritto. Praticamente gli eruditi devono aiutarti a passare questo punto qui. Ed è quello che fanno. Dimmi che vanno lì dentro. Yes. Yes. Prévenez-moi si vous l'apercevez. Perché escono? Un assassino. Avrei dovuto saperlo. Chiudete le porte.
Vieni qua, vieni qua. Vieni qui. Non volevo che mi prendesse così, però ok. La facciamo tranquilli. Oddio, beh, sono un bel po', eh. Guardie, sigillate la fortezza. Non lasciate scappare l'assassino. La sigillano la fortezza, non ti preoccupare. La sigillano, ma noi si scappa lo stesso. Via un altro. Un assassino. Avrei dovuto saperlo. Chiudete le porte. Annientate il pagano. Fium. Meritavate di morire. Chi è prossimo? Guardie, sigillate la fortezza. Non lasciate scappare l'assassino. Ops. Non è stata la buona scelta, sai? Meritavate di morire. Un assassino. Avrei dovuto saperlo. Bello, ma l'ho preso in due. Boom. Vamos. Ho fatto troppo casino, però ok. Che ne sai del mio lavoro? So che intendevate far uccidere Riccardo e consegnare Acre a vostro figlio Corrado. Corrado? Mio figlio è un asino, incapace di guidare un esercito, figuriamoci un regno. E Riccardo, lo che non è meglio, accecato com'è dalla fede del trascendente. Acre non appartiene a nessuno di loro. A chi dunque? La città appartiene alla sua gente. Come potete parlare per gli abitanti? Avete rubato loro il cibo. Li avete puniti senza pietà. Li avete obbligati a servirvi. Tutto ciò che ho fatto, l'ho fatto per prepararli al nuovo mondo. Ho rubato loro il cibo? No. L'ho messo da parte in modo da poterlo razionare in tempi di ristrettezza. Guardati attorno. Il mio distretto è privo di crimini, tranne quelli commessi da te e dai tuoi simili. Quanto alle reclute, non venivano addestrate a combattere. Veniva loro insegnato il valore dell'ordine e della disciplina. Non mi paiono degli atti malvagi. Per quanto reputiate nobili le vostre intenzioni, quegli atti sono crudeli e non possono continuare. Vedremo quanto saranno dolci i frutti del tuo lavoro. Tu non... Questa è una frase molto importante. Le mandi in rovina. E alla fine potrai biasimare solo te stesso. Tu che parli di buone intenzioni. Ronaldo ha ragione. Praticamente ti stanno mandando a uccidere tutta sta gente, perché poi il Molim rimarrà solo. E rimarrà l'unico templare praticamente in attività. Stai lavorando per un finto assassino. Sveglia, ciccio. Sveglia. Pagherai con la vita. Con te faccio così, guarda. Ops. Ma è divertente. Fermate l'assassino! Hai finito, arrenditi! Ma sono finito cosa? Ma sono finito cosa? Sei mio! Qui. Si becca anche la bandierina. Va bene, va bene. Ne è valsa la pena. Adesso attaccatemi, forza. Che io vi vado sonoramente in culo. Ma quante bandierine sto collezionando sta missione? Ah, e l'arciere è spawnato dal nulla. Ok. No, doveva mettersi dentro, non ci voglio credere. Doveva mettersi... Oh,
E da qua in poi ce la prendiamo con calma, ma con estrema calma. Da adesso in poi sarà tutto più easy, tutto più easy. Ragazzi, vi giuro che neanche il parkour di GTA è così lento. Metrini ci siamo, eh. Ok. Dovrebbe essere qui. E andiamo, ragazzi. Dritti al punto. Che novità, Caltaio? Guglielmo del Monferrato è morto, e con lui i suoi piani di tradimento. Sei stato abile a strappargli acri di mano. Ma perché ora? I crociati hanno bisogno più che mai di unità. Poteva aspettare. Aspettare che cosa? Che Riccardo tornasse e scoprisse i suoi intrighi? No. Per lui era il momento ideale per colpire. Che strano. Ero sicuro che volesse prendere acri per Corrado, ma ha affermato che non era così. Non fidarti della parola di un serpente, anche se sta morendo, produce veleno. Dovrei parlarne con Al-Mualim. Sì, amico. Corri a Masyaf. Sono certo che è ansioso di avere notizie. E torniamo a Masyaf. Vado qua ad Acre, abbiamo fatto tutto. Abbiamo completato anche il blocco di memoria 4, che è stato molto lungo. Ben 6 episodi, insomma. Sti cazzi. Abbiamo già finito. Sì, anzi. Tutto quello che vuole, Doc. Sto terminando la sessione, arrivo subito. Ne è sicuro? Sì? No. Tutto è Denver. Non vedo come potrebbe... Certo. Sì, capisco. Lei è in grossi guai, signor Mike. Che ha fatto? Ma che gli ha preso? Vengono a prenderti. Chi sta venendo? Gli assassini. E io non c'entro niente con questa storia. Sembra che stiano organizzando un tentativo di recupero. Forse sei più importante di quanto credi. Ragazzi, le cose si fanno sempre più strane da queste parti. Ma vedi che è un templare. Che vorresti dire? Quella piccola faida che il tuo progenitore ha scatenato durante la terza crociata non è mai finita. E tu sei in mano ai templari. Vidi che è un templare? Non potevi saperlo in alcun modo. Lo nascondono bene. Ma per rispondere alla tua domanda, Vidic lavora per loro. Tutti noi. L'Abstergo è la loro società. Credevo che i templari fossero dei vecchietti con dei buffi cappelli che si riuniscono a bere birra e a complottare per il dominio del mondo con, che so, gli uomini lucertola. No, tranne la storia del dominio del mondo, mi sa. Senti, Desmond, è complicato. Metà delle cose che si dicono sui templari viene da gente fuori di testa che indossa cappelli di carta stagnola. L'altra metà è disinformazione prodotta intenzionalmente dai templari stessi. Ma loro sono i cattivi, giusto? Se c'è una cosa che ho imparato da quando lavoro qui è che non esiste questa distinzione. È tutto relativo. Forse il modo migliore per spiegarlo è ciò che vogliono è bene, ma il modo con cui lo perseguono è male. Molto male. Ma che cos'è che cercano di fare? Lucy? Totalmente diversa da quella che c'è in Assassin's Creed 2. Ho bisogno di parlarle. Salga qui, subito. Arrivo, dottore. Scusa, Desmond, devo andare. Dovresti ritirarti per la notte. Le risposte a tutte le tue domande stanno proprio di fronte a te. Devi solo sapere dove cercare. Cercherò nel cassetto. Vabbè, adagiamoci. E si va tipo nel terzo o quarto giorno, credo.
una cosa così. Manco un sogno, nulla. Ed ecco di nuovo il dottore. Mi è mancato stamattina, Doc. Entri nell'Animus. Io tipo avessi saputo che un templare l'avrei ucciso all'istante, però bravo Desmond che rimane così pacato. Anyway, continuiamo. Blocco di memoria 5. Quando contrasti un attacco violento, il nemico rimane vulnerabile. Finiscilo spezzandogli le gambe o gettandolo al suolo. Addirittura. Entra, Altair. Ti sei riposato? Sei pronto per le prove che ti restano? Sì, ma prima vorrei parlarvi. Ho delle domande. Chiedi dunque. Farò del mio meglio per rispondere. Il re dei mercanti di Damasco ha assassinato i nobili della sua città. Majid ad-Din a Gerusalemme usava la paura per soggiogare il popolo. Sospetto che Guglielmo intendesse uccidere Riccardo e tenere Acri con le sue truppe. Costoro dovevano aiutare i loro sovrani. E invece hanno scelto di tradirli. Ciò che non capisco è perché. La risposta non è ovvia. I Templari vogliono il comando. Ciascuno di essi, come avrai notato, voleva rivendicare la propria città nel nome dei Templari, in modo che questi potessero governare la Terra Santa, e non solo quella. Ma la loro missione non può riuscire. Come mai? I loro piani dipendono dal tesoro dei Templari, il frutto dell'Eden. Ma adesso l'abbiamo noi, e non possono sperare di raggiungere i loro scopi senza di esso. Cos'è questo tesoro? La mela. La tentazione. È solo un pezzo d'argento. Osservalo. E cosa dovrei vedere? Questo pezzo d'argento. Osserviamolo così. Ha lasciato Adamo ed Eva. Ha trasformato i bastoni in serpenti. Ha spalancato e rinchiuso il Mar Rosso. Eris l'ha usato per scatenare la guerra di Troia. E con esso un povero falegname ha trasformato l'acqua in vino. Sembra piuttosto modesto per tutto il potere che gli attribuite. Come funziona? Colui che l'impugna domina i cuori e le menti di chiunque lo contempli. Di chiunque lo assaggi, come dicono. Gli uomini di Garniero? Un esperimento. Erbe usate per simularne gli effetti, per essere pronti quando l'avessero avuto. Talal li procurava. Tamir li equipaggiava. Si preparavano a qualcosa. Ma a cosa? Alla guerra. E gli altri, i governanti della città, intendevano radunare gli abitanti, renderli come gli uomini di Garniero. I cittadini perfetti, i soldati perfetti, un mondo perfetto. Roberto di Sable non dovrà mai riaverlo. Finché lui e i suoi fratelli sono in vita, ci proveranno. Allora devono essere annientati. Ed è quello che ti ho ordinato di fare. Ci sono altri due Templari che richiedono la tua attenzione. Uno ad Acri, chiamato Sibrando. L'altro a Damasco, chiamato Jubair. Fa visita ai capi delle sedi. Ti daranno istruzioni. Come volete. Vai alla svelta. Senza dubbio Roberto di Sable è inquieto per i nostri continui successi. I suoi seguaci rimasti faranno il possibile per esporti. Sanno della tua presenza. L'uomo col cappuccio bianco. Ti daranno la caccia. Non mi troveranno. Sono una lama nella folla. Vieni. Il mio dono per te. Un ringraziamento per l'ottimo lavoro. Diciamo, la cosa che mi incuriosisce di più sempre, il regalo, alla fine, dell'assassinio. Spada? Rottura della guardia? Ok. Rango 7. E siamo pronti per un altro viaggio.